grande vittoria ieri sera per la Diatec Trentino che in casa ha battuto 3-2 l'Azimut Modena. Luca Bindi. Ritornare a Trento com'è? Sempre una bella emozione per lei? No, una brutta emozione. Una risposta che la dice lunga su come Modena e il suo grande ex, l'allenatore Stoichkov, abbiano preso questa sconfitta contro la Diatec Trentino, uomini di Lorenzetti che si impongono per 3-2, 22-25, 28-26, 23-25, 27-25 e 15-11 parziali dei set, dopo oltre 2 ore di gioco in un Palatrento gremito e pieno di entusiasmo. Migliore in campo, Capitan Lanza. Terza vittoria consecutiva. Terza vittoria consecutiva, sì, siamo molto contenti. Adesso dobbiamo prendere il trend positivo e andare sempre più su. Derby della 22, degli stessi colori e anche degli ex. In panchina, oltre a Stoichkov, anche Lorenzetti. In campo, Vettori, Mazzone e Urnaut. Però i tifosi vogliono un gran bene, i tifosi di Trento. Sì, sì, anche io a loro, perché sono stati 2 anni bellissimi con loro. Ripeto, in questo palazzetto sempre molto caldo e ci rivedremo. Per l'autostima invece quanto è importante e quanto è felice stasera lei? Felice, felice perché si sta tanto male quando si perde che quando si vince bisogna essere felice. Per l'autostima è una bella cosa, vincere fa sempre bene, è sempre un bel profumo, l'aria migliora. In classifica la Diatec Trentino è nona a 14, comandano Civitanova e Perugia a 27.